Bentornati sulle nostre web frequenze per questa terza partita del girone B della serie C2 del campionato lombardo. Questa sera Basket Rovello contro CSC Cusano, partita che deve dare una svolta a questo nostro inizio di campionato, cominciato con due sconfitte, la prima come tradizione e poi la seconda un pochino persa per la strada. Questa sera giochiamo contro una formazione, il CSC Cusano, che ha una partita vinta contro la Posal di Sesto per 79-72 la scorsa settimana. Ricordiamo i nostri arbitri, che sono Campiotti e Musolino del comitato di Varese. Cominciamo con Bernia, Bottinelli, Gorni, Davide Terraneo e Boss. Recupera subito il primo pallone Bernia e la dà a Gorni. Gorni per Boss per Bernia, che va in uno contro uno subito contro il numero 19 e va a realizzare il numero 19 Colombo. Porta la palla il numero 7 Marin, poi la restituisce a Montagna, sotto per il numero 19 che va in passo e tiro contro il tabellone Colombo contro Bernia, e siamo due pari. Davide Terraneo per Botti riconsegna a Davide. Gioca pick and roll con Bernia, Botti si sposta, Bernia da tre, scalfisce il ferro davanti, poi cincischiano un po' gli avversari e poi partono subito con Marin, Montagna, il numero 20 Pozzi che prende un blocco dal numero 16, il movimento non fischiato, e poi la palla esce sul fondo e Davide Terraneo rimette dal fondo. Boss per Davide, curato da Pozzi. Davide ancora Davide, non prende il blocco, va in penetrazione, scarica per Botti che non riceve. Allora Pozzi la scarica per i due punti di Veneroni, ala del 1983. Siamo 4-2, corrono anche loro molto forte. Botti, Davide Terraneo per Luca Bernia, Boss che prende il blocco, va in uno contro uno, scarica fuori per Botti che tira da tre e realizza la sua prima bomba della partita. Grazie Botti. Vediamo ancora Veneroni che la dà sotto, sportella Botti con il numero 16 Montagna. Chiamiamo Papero, riconquistiamo il rimbalzo. Botti ancora, Boss, Andrea per Davide Terraneo in un post improbabile e poi realizza il canestro. Davide Terraneo messo in posizione di post basso contro il numero 7 che commette fallo. Tiro libero supplementare per il nostro Davide quando sono trascorsi due minuti di gioco e il punteggio è 7-4 per il Basket Rovello. Buono anche il libero supplementare di Davide Terraneo. Marin, ancora Marin contro Davide. Veneroni contro Bosche, gli dà un 10 centimetri. Blocco fuori per Montagna. Davide che subisce un fallo non fischiato. Botti dalla linea di fondo, il suo solito movimento, e poi Gorni va a rovinare pesantemente sul numero 20 Pozzi, commette il primo fallo per un eccesso di zelo del difensivo e quindi rimettiamo ancora per Pozzi. Marin uno contro uno, scarica fuori per Montagna, curato da Botti. Ancora partenza, gancio non realizzato da Colombo che poi si riconquista il rimbalzo, la ridà fuori a Pozzi. Pozzi contro Cristian Gorni, raddoppiato anche da Luca Bernia, arresto e tiro che non va e poi Botti la schiaffeggia sulle mani
del numero 19 che ci restituisce, non ci restituisce il pallone. Rimessa allora per Veneroni, riceve Marin, Marin per Pozzi, blocco di Montagna, uno contro uno di Pozzi che realizza due punti. Davide, Davide ancora per Luca Bernia, Botti, doppio blocco in alto, sotto, taglia sotto Botti, pick and roll di Luca Bernia con Cristian Gorni, fuori il pallone per Botti che non riesce a passare tra le maglie difensive dei ragazzi, e poi bomba di Pozzi, 10 per i ragazzi di Rovello, 9 per i ragazzi di Mister Decio. Cristian, Cristian per Boss, quasi anticipato da Veneroni, perdiamo il pallone un'altra volta cercando di servire Botti, e poi i ragazzi di Cusano giocano con il post basso, Colombo scarica fuori in arresto e tiro che non va del numero 18, Veneroni riconquistano ancora, Marin, Pozzi, sotto per Montagna, contro Bo, contro Bernia, e poi un fallo discutibile da parte di Luca Bernia nei confronti di Montagna. Cambio nelle file del basket di Rovello, uscirà Cristian Gorni ed entra Lollo Lanzi. Riceve Marin, riceve Marina, arresto e tiro di Pozzi che ce ne mette altri 3 e sono 12 a 10 per il basket di Cusano. Davide gioca pick and roll, fuori per Botti, arresto e tiro di Botti, buono l'arresto e tiro di Botti, Bernia se l'ha fatto spazio molto bene sotto canestro e Botti realizza da fuori, 12 pari, preparano anche loro il primo cambio, i ragazzi di Cusano. Ancora Pozzi in uno contro uno contro Lollo Lanzi, scarico fuori per il numero 19 che poi non riesce a tenere il rimbalzo, Colombo, e quindi riconquistiamo il pallone. Boss dice che c'erano dei passi nella scorsa giornata. Il nostro girone vede davanti Cermenate, Palmilano, Olginate e Lentate a punteggio pieno, mentre Rovello, Pallacanestro dell'Adda, Vimercate e Sesto San Giovanni ancora a 0 punti. Giochiamo ancora con Davide Terragno, Terragno per Boss, Boss fuori per Botti, fuori per Lollo, Lollo che prova con una sua bombettina che scheggia il ferro e poi Botti recupera in semigancio. Va a realizzare il suo 7° punto della partita e siamo 14 a 12. Botti in grande spolvero questa sera. Ora Pozzi, Colombo per il numero 9, nuovo entrato Maierna, ancora Pozzi, Maierna è entrato al posto del numero 7, Pozzi ancora che fa rimbalzare 6 o 7 volte il pallone sul ferro e poi riconquistiamo il pallone. Bernia, non va il tiro di Bernia, ha commesso un fallo su Bernia, non fischiato, siamo 2 contro 1, arresto e tiro di Montagna, no? Che no, poi finta il passaggio fuori per Pozzi, ancora Montagna, ancora Montagna che va in 1 contro 1 contro Botti, lo chiude molto bene, costretto a sbagliare, bravo Botti, e poi Davide, ancora Davide, 1 contro 1 di Davide, velocissimo, fuori per Lollo Lanzi, fuori per Bernia, fuori per Davide ancora, ancora per Luca Bernia, arresto e tiro di Luca Bernia, ancora sputato fuori dal ferro, siamo poco precisi con Bernia questa sera, sotto mano e poi recupero di rimbalzo da parte del numero 19 Colombo e siamo 14 pari a 3 minuti dal termine di questo primo quarto. Lollo per Davide, Davide per Boss che gira sul blocco di Bernia, riceve poi fuori Luca, Davidino Terragno, gioca sotto e poi fuori per Lollo, Lollo che va in arresto e bomba, e questa volta
da 8 metri la mette e sono 17-14. Intanto Jack Porro si prepara sul tavolo del cambio ed anche il numero 10 Calastri per i ragazzi di Cusano. Veneroni, Colombo, Pozzi, ancora riceve, gira su due blocchi, Veneroni e poi tira corto, Davide Terraneo, c'è un passaggio in mezzo a 4, in mezzo a per Botti, invece poi non lo realizziamo, allora Maiani che non va, Botti recupera il pallone, giochiamo tranquilli, Lollo chiama lo schema, riceverà sicuramente Luca Bernia, sotto per Davide Terraneo, ancora in post basso, ed in post basso in semigancio sinistro realizza altri due punti, 19-14 per i nostri ragazzi. Porta palla ancora Maierna, Veneroni, consegnato ancora per Maierna, Colombo, ancora Veneroni in uno contro uno, lo lasciano libero, se lo dimenticano e lui va a realizzare molto facile, ha circa 10 cm di vantaggio su Boss. Chiamiamo lo schema alto, riceve Botti, ancora per Botti, Davidino Terraneo, arresto e tiro di Davide Terraneo, poco preciso, e poi fallo del numero 19 Colombo. Cambio nelle nostre file, esce Botti, ottima la sua partita, ed entra Jack Porro nelle file del basket di Cusano, invece entra il numero 10 Calastri ed esce Montagna. Rimessa dal fondo per i nostri ragazzi, ecco il cambio che si concretizza. Cercano il cambio preciso gli arbitri Campiotti e Musolino. Ok, concesso il cambio. Esce Botti, l'avevamo già visto questo cambio, ma gli arbitri sono stati molto precisi. Fanno le cose per bene i nostri arbitri. Giochiamo questi ultimi minuti e 20 secondi. Una rimessa dal fondo di Davide Terraneo che batte il tempo, poi la dà fuori per Luca Bernia. Lollo per Boss, Boss per Davide ancora, che sportella con Maierna, fuori per Lollo, scusa, per Porro, sotto per Bernia, che non vede l'assist di Davide Terraneo, e buttiamo la palla nel fondo, 1-0-8, Maierna porta la palla, e Pozzi, che ce ne ha già messi abbastanza. Cerca il passaggio Colombo e poi fallo di Boss in difesa che spinge fuori Montagna, no scusate, il numero 18 Veneroni. Pochi falli di squadra in questo primo quarto. Rimessa dal fondo ancora, riceve il nuovo entrato Calastri per Pozzi, blocco, pick and roll e poi viene dimenticato sul pick and roll il numero 10 Calastri e realizza due punti facili. Lollo chiama lo schema, Jack, Lollo, finta al tiro per Luca Bernia che va in uno contro uno, sotto mano, riconquista il suo rimbalzo e poi la perde la maniglia del pallone, cambio, entra Stegalli per questi ultimi 29 secondi di difesa ed esce Andrea Boss. Parte negli ultimi 27 secondi Maierna, francobollato da Stegalli, blocco, sotto la palla per il numero 19 Colombo, francobollato da Nicola Sporro che lo fa, non lo fa giocare, non lo fa girare, 10 secondi al termine, Lollo non vede Nicola che era solo e poi commesso un fallo su Davide Terraneo, è rimessa dal fondo, dovremmo fare la diretta, schema diretta, rimessa di Davide Terraneo per questi ultimi 3 secondi, Luca Bernia prende il ferro lungo e poi finisce il primo quarto sul 19-18 per i ragazzi del basket Rovello,
Come dicevo, al comando del nostro girone ci sono Lentate, Olginate, Milano e Cervenate. Questa sera il basket di Cervenate giocherà in Lentate subito contro Palmilano, quindi subito uno scontro al vertice di due pretendenti al titolo. E l'ultima squadra in testa al campionato, che è poi Busnago e Socialosa Milano, hanno due punti. La nostra antagonista di questa sera, come dicevo la scorsa settimana, ha vinto di 7 punti contro Sesto San Giovanni. Speriamo questa sera che i ragazzi di Ciglio ci regalino una buona prestazione. Questa sera abbiamo un altro infortunato, Moscatelli, vittima di una lussazione alla spalla. Abbiamo sempre Del Pero, pronto per l'esordio, vittima anche lui di una caduta e quindi di un infortunio temporaneo, ce lo terrà fuori dagli schermi televisivi fino agli inizi di novembre. Vediamo Davide, adesso uscirà Davide Terragno per prendere un po' di fiato, e invece no, ce lo lasciano dentro ancora. Entra ancora Davide, Stegalli, Pernia, Jack Porro, e rientra ancora Lollo. Abbiamo questa sera panchina giovanissima. Abbiamo il numero 18, Veneroni, che viene a rimettere vicino a noi. Riceve Maierna, curato da Stegalli. Pozzi, curato da Lollo Lanzi. Il numero 19, Colombo, curato da Nicola Sporro. Botti che è entrato al posto di Luca Bernia. Giochiamo transit, cura il numero 10, Nicolas per Lollo. Lollo ancora, Lollo, pallone sporcato. Allora Lollo va in arresto e tiro, no, la scarica fuori ancora, Botti, arresto e bomba di Botti, sputato, e Nicolas, grande rimbalzone. Rigiochiamo, Nicolas dal suo mattoncino fa un cross e poi il pallone viene tenuto in gioco da Maierna, e poi Pozzi la restituisce ancora a Maierna, che chiama lo schema. Abbiamo perso una buona opportunità, penetrazione e poi fuori lo scarico due volte per i ragazzi di Cusano, che poi va in un sottomano, in un ricciolo con il numero 18 Veneroni, e sono più tre per i ragazzi di Mister Decio. Davide per Lollo ancora in uno contro uno, scarica per Nicolas, poi ancora per Davide in uno contro uno, arcobaleno di Davide che non va, ci manca un po' di precisione al tiro questa sera. Scarico ancora fuori per il numero 18 e poi recupero di Colombo, sempre con Veneroni e con Pozzi, che gestiscono molto bene questo inizio di secondo quarto. Blocco, pick and roll chiuso molto bene da Stefano Galli, che poi va a arpionare il braccio del numero 20 Pozzi, commette il suo primo fallo. Doppio cambio nelle file del basket di Cusano, entra il numero 16 Montagna e di numero 5 Balicco. Buono, è contento l'allenatore di Cusano, si stanno comportando molto bene i ragazzi di Cusano. Ancora rimette Veneroni, il nuovo entrato Montagna, blocco alto, giocano al limite dei 24 secondi, scarico per il numero 10, francobollato da Nicola Sporro, che poi prende un ferro corto, Calastri, Nicolas in uno contro uno, fallo, è buono il canestro di Nicola Sporro, fallo del numero 10 che non riesce a tenerlo. Entra ora per i nostri ragazzi Max Barbizan, vi ricordo proviene dalla basket di Desio, ma lui ci tiene a dire che è originario di Binzago.
Esce Davide Terraneo, giocheremo con Lollo e Stegalli. Buono anche il libero supplementare di Nicolas. Lollo contro Maierna, restituisce il passaggio poi Baico. Baico ancora, fuori da due blocchi per il numero 9 Maierna ancora. Giocano al limite, giocano due, ingancio approssimativo di Calastri e poi riconquistano un pallone e lo amministrano con Maierna che prende il blocco, cambia con molto bene il passo, sul primo passo, passi di partenza non fischiati a Stegalli. Giochiamo transit, Botti per Barbisan, manina dolce di Barbisan e ci regala tre punti. Bravo Max, 25-24 per il basket Rovello, 6-40 ancora da giocare. Lollo contro un arcigno Maierna, ancora Maierna, uno contro uno, scarico per Montagna e Montagna ci realizza altri due punti. Sono un'ottima precisione per i ragazzi di coach De Cio, accompagnato dal suo vice Mauri e da Oltolina. Stegalli, Botti che andrà in uno contro uno, palleggia poi sul piede del numero 16 Montagna e quindi sono 14 secondi ancora per giocare. Botti per fuori per Stegalli, vediamo se riusciamo a battere una rimessa decente, fuori per Jack Porro, Barbisan, Lollo, Max riceve ancora, andrà in uno contro uno, fuori poi scaricata per Stegalli che era pronto per la bomba, deviata dal numero 5 Balicco e quindi abbiamo gli ultimi 4 secondi per giocare. Riceverà Stegalli, Lollo che butta una bomba, prende il tabellone, a momenti realizza Maierna ancora che si gira, butta una speranza nel cielo e Barbisan prende un rimbalzo facile. Ancora Lollo sotto per Stegalli, per Nicolas, Botti in uno contro uno e poi prende un fallo, un altro fallo di Montagna e ha preso una vecchietta Montagna da parte di Botti, una ginocchiatina. Giochiamo ancora 15 secondi, bisogna asciugare il campo perché è bagnato. Aspettiamo le prove del campo. Andiamo a prendere. Ok, è a posto, il campo è a posto, non è scivoloso, quindi si può continuare a giocare. Stegalli fuori, uno contro uno di Botti che va in contromano, viene però stoppato molto bene dall'airone Veneroni e poi contropiede che non riusciamo a conquistare, un rimbalzo, Nicolas l'ha buttata fuori sperando che una delle guardie aspettasse il pallone, invece sono schizzate tutte e due in contropiede e quindi andiamo a subire un tiro da tre non realizzato da parte del numero 10 Calastri, poi fa un ottimo arresto Mister Barbisan, Nicolas poi va a ricevere la palla da Lollo, Stegalli in uno contro uno, arcobaleno di Stegalli, sputato il pallone maledetto dal ferro. Allora ancora Nicolas in grande anticipo su Calastri, contropiede di Stegalli, fuori per Barbisan, Lollo, temporeggia, va in uno contro uno, arcobaleno e non va, non andiamo a rimbalzo, fallo non fischiato e allora Maierna scarica fuori, fallo in attacco di Maierna, Nicolas Porro prende un ottimo sfondo di Nicolas, triplo cambio nelle file del basket di Cusano.
entra il 12, Rocco, nuovo entrato, rientra 20, Pozzi, e rientra il numero 7, Marin. Per noi esce Botti e Lollo, e facciamo entrare Stegalli, esce, e facciamo entrare Davide Terraneo e Gorni. 4:30 da giocare, riceve Barbisan, che adesso giocherà 4. Stegalli, Gorni anticipato con Davide, Davidino, Davide, Nicolas da solo, va in contropiede, si fa abbastanza male, oserei dire, Nicolas Porro. Non fischiato fallo a nessuno. Andato giù pesantemente per terra. Cambio nel basket di Cusano, entrerà, esce Calastri, autore di diversi falli, ed è rientra il numero 19, Colombo. Vediamo il nostro super presidente Mario che va ad asciugare i sudori dei giocatori. Rimessa dal fondo, blocco di Nicolas per Stegalli. Barbisan, mettiamo transit, Christian, fallo in attacco di Barbisan che cerca di farsi largo, blocco irregolare, fischiato a Max Barbisan, blocco irregolare in movimento, 4-0-2, 25-26, ci siamo addormentati tutte e due in questo secondo quarto, realizziamo poco, siamo un po' imprecisi. Vediamo Rocco del 94, numero 12, Marin per Pozzi che non realizza il canestro, e Barbisan poi riconquista il pallone. Stegalli in arresto e tiro, poi scarica fuori per Barbisan che fa un'acrobazia, va in una penetrazione da campettista a cui non viene fischiato fallo, e ci poteva stare. Ora Barbisan c'ha un pochino il dente avvelenato perché giustamente il fallo c'era. Marin cerca di ubriacare Stegalli, prende due blocchi e poi accarezza il pallone, lo butta dentro, 28-25. Ancora Stegalli, Davide, Barbisan per Gorni, blocco, arresto e tiro di Gorni che non è sulla sua piastrella e non la mette. 2:50 da giocare, Pozzi, arresto e tiro, bomba, non curiamo e loro ci puniscono da 3, più 6 ora per i ragazzi di coach De Cio. Fallo su Davide Terraneo del numero 7 Marin. Riusciamo a sbagliare l'impossibile, rimessa da lato, 4 falli di squadra per gli ospiti, 2 falli di squadra soltanto per noi, al prossimo saranno liberi. Barbisan ancora blocco, Davide Terraneo ne fa fuori 4 e poi l'appoggia male al tabellone. Christian Gorni contro Pozzi, Marin per Colombo, fallo di Pozzi non fischiato che si libera, passi di partenza poi da parte del numero 20, e cambio, rientra Luca Bernia al posto di Nicola Sporro. 2:20 al termine del secondo quarto, batte Stegalli per Davide Terraneo che cerca di liberarsi, la prende allora Max Barbisan e la restituisce poi a Davide. Luca Bernia, Davidino, ancora Luca, va in uno contro uno, si fa largo con un fallo, sbraccia, non viene fischiato fallo, e poi viene fischiato fallo a Luca Bernia che va a riconquistare il pallone. C'è la prima al fallo, gliel'hanno fischiato poi. Gli arbitri intanto hanno qualcosa da dire all'allenatore, mentre sotto canestro l'altro arbitro chiacchiera con il numero 19 Colombo. 2:04 da giocare, 31-25 per i ragazzi
di Cusano. Ok, possiamo ricominciare il gioco. Rimetterà la palla a Colombo per un velocissimo Pozzi che la dà poi a Rocco, ma in penetrazione, curato molto bene da Barbisano. Riconquistano poi il pallone con Colombo, rimbalzo, Pozzi in penetrazione, scarico fuori e fallo di Cristian Gorni. 1.50 da giocare, siamo al quarto fallo di squadra, quindi la prossima saranno due tiri liberi anche per loro. Rimessa dal fondo che sarà eseguita da Rocco, fuori per Marin, curato da Stegalli, ancora Marin, arresto e tiro, e poi Barbisan va a rubare un pallone sullo scarico di sotto, uno contro uno, riconquista la palla ottimamente Luca Bernia dopo che Barbisan era andato in una penetrazione alle stelle. Giocano in pick and roll, va dentro Bernia di spalla, non va, ma poi Max, buttato fuori letteralmente dall'area il pallone dai ragazzi di Cusano, che vanno in un facile tiro da tre con il loro numero 13 Bestetti, appena entrato con la mano bella calda. 34-25, giochiamo papero, non riusciamo a segnare, facciamo tiri di poca qualità. Cristian sotto per Bernia che perde la maniglia, fallo del numero 19 Colombo, due tiri liberi e cambio, uscirà Cristian Gorni, entra Beretta, il nostro giovane del 93, una bella ala di 1,90, esce un ottimo Colombo. Per questi ultimi 20 secondi, 48 secondi, rientra Montagna. Due liberi per Luca Bernia, finalmente segniamo. Abbiamo segnato 7 punti in questo secondo quarto, sono veramente pochi. Secondo libero per Luca, è dentro. 27-34, meno 7 con 48 da giocare. Abbiamo Stegalli contro Marin, dobbiamo curarli bene perché hanno ottime mani i ragazzi di Cusano. Fuori per Bestetti, ancora per Rocco, Rocco che va in uno contro uno contro Beretta, va in un salto improbabile, fallo discutibile da parte di Beretta, due tiri liberi per Rocco e 30 secondi ancora da giocare sul cronometro. Primo fallo di Beretta, che si è trovato addosso il giocatore. Primo libero che prende il ferro corto da parte di Rocco, ala del 94, giovine. Secondo libero giusto, ma in ciuffo. 35-27, 8 punti di ritardo. Davide per Barbisan, Barbisan ancora per Davide, Bernia si fa lo spazio che gli serve per andare a realizzare vicino al canestro, gira sotto e poi commette infrazione di passi, perde il pallone, 14 da giocare, ci stava anche uno scarico che non abbiamo visto fuori, 10, occhio che andranno a tirare sempre con Pozzi, prende tre blocchi, è chiuso Franco Bollato da Bernia e da Davide Terraneo. Andiamo a prendere un caffè io e il nostro cameraman di Piero da Salonno. Amici di Piero, ci vediamo più tardi per il secondo quarto. Bene, riprendiamo la nostra telecronaca con gli amici del Basket Cusano a 35 e i nostri ragazzi a 27. Vediamo se Manuel è riuscito a dare lo sprint giusto ai ragazzi del Basket Rovello. Vediamo che si avvicina il nostro top player Lucone Bernia,
a battere con una fantastica maglia numero 6 che ricordiamo apparteneva al grandissimo Marco Mosconi, servirà per Davide Terraneo, Franco Bollato da Marin, la ricomincia poi Botti la partita invece e poi ridiamo la palla a Lollo. Siamo rientrati con il quintetto iniziale con Lollo al posto di Gorni, Botti uno contro uno, scarica fuori per Davide, siamo già in affanno, Davide fuori per Bosch, vediamo se ci mette a posto con un suo tiro, riconquistiamo poi il rimbalzo e poi ce la rubano dalle mani, gioco sotto per il numero 12 Colombo contro Botti, fallo di Botti che frana addosso letteralmente a Colombo che si guadagna i primi due tiri liberi della partita. Forza ragazzi, due tiri liberi per Colombo, buono il primo, Colombo è un'ala del 1988, è un bel 1,95, braccia lunghe, secondo libero, è corto il secondo libero, invasione poi di Bernia e quindi tiro libero da ripetere, ha anticipato l'ingresso su Montagna. Secondo libero allora che prende il ferro neanche e quindi poi ci restituiscono il pallone, lato, riceverà ancora Botti contro Montagna, riceve poi Lollo un consegnato, chiamiamo uno schema, chiama Boss contro un lunghissimo Colombo, Botti dal suo mattoncino e sono due per Botti, questa sera è già in doppia cifra dopo due quarti. Lollo contro Marin ancora, cambio di gioco, cambio di uomo, Sportellao e poi sottomano di Colombo che realizza contro Botti, 38-29 per i ragazzi di Botti fuori per Lollo Lanzi, finta, poi fuori per Botti ancora, fuori per Bernia per Lollo per Davide Terraneo, arresto e tiro di Davide Terraneo ed è buono, chiesto lo sfondamento su Pozzi, non fischiato, Pozzi ancora per Marin contro Lollo, Montagna, Veneroni e poi fallo di Luca Bernia sul numero 19 Colombo, stiamo rischiando il tecnico, l'arbitro spiega le sue ragioni a Manuel Cilio mentre riprende la partita, un Pozzi contro Davide Terraneo poi schiaffeggiato con una mano alla ricerca del pallone, tocca nel numero 20 Pozzi, Davide, viene interrotto il gioco, è un colpo naturalmente fortuito, non voluto, l'arbitro ha sempre qualcosa da dire a Manuel Ciglio, tanto Boss ascolta attentamente, per i ragazzi di De Cio, 38-31, due minuti già giocati, doppio blocco, esce Pozzi contro Davide Terraneo ancora, che perde poi la maniglia del pallone e poi contesa e quindi ancora 8 secondi per giocare per i ragazzi di mister De Cio, Pozzi ancora contro Davide Terraneo, palla fuori per Marin che ne fa saltare due e poi commette infrazione di 24 secondi, ottima la difesa dei nostri ragazzi, ricominciamo e riconquistiamo un buon pallone, poi abbiamo difficoltà a rimettere, Davide
Davide, ancora Davide contro Marin, Davide sotto per Botti, in uno contro uno fantastico di Davide che poi non va dentro, rimane sul ferro corto. E allora Pozzi, Botti contro il numero 18 Veneroni, poi butta fuori il pallone a Montagna, cambiano ancora, Montagna arresta e tiro, non arriva neanche al ferro. Un altro pallone riconquistato dei nostri ragazzi, vediamo di concretizzare almeno questa azione. Siamo un po' in deficit di canestri ragazzi. Lollo, Lollo che fa girare, Botti contro Montagna, Bernia, Bernia per Boss, prenderà il blocco, pick and roll e poi non tiene la maniglia Luca Bernia, servito il pallone da Boss. Forza ragazzi, dai su, forza. 38-31, un minuto passato in vano. Ancora Pozzi, Pozzi per Venegoni contro Boss, fuori per Montagna, giocato molto bene il pick and roll, il pallone è arrivato molle, Botti gliel'ha deviato e quindi sono 10 secondi al termine dell'azione per i ragazzi di Cusano. Tre blocchi per far uscire il numero 7, Marin, Colombo curato da Luca Bernia che poi riconquista un ottimo rimbalzo. Giochiamo transit, Davide uno contro uno, Botti si gira, Boss, ancora Boss, Luca Bernia che andrà uno contro uno e poi fuori per Botti, Botti che fa passi di partenza, arcobaleno di Botti, non va, Bernia poi schiaffeggia il pallone, non realizza perché è buttato fuori il pallone, fallo del numero 20, cambio, stava tirando e sono due tiri liberi, cambio, esce il numero 18 Veneroni e rientra numero 9 Maierna. Eravamo al tiro, ci hanno ridato 24 secondi. E c'è Botti, Botti per Lollo, Lollo per Davide, blocco, fuori per Botti, intercettato quasi dal numero 20, poi Botti in uno contro uno, arrampica al ferro Botti, è in grandissima forma stasera Botti, 33-38, rubiamo un altro pallone ragazzi, Davide, Lollo, Lollo contro, contro Marin, arresto e tiro, tiro da 2, il numero 20, era da 2, l'hanno dato da 3, picchiava la linea con i piedi. Allora Lollo, Boss, Boss che non ha ancora dato i suoi 5 minuti di qualità soliti che ci regala durante la partita. Bernia, arresto e tiro di Bernia, non va, però Botti poi spinge a rimbalzo il numero 20, il numero 20 Pozzi, fa fallo e quindi riconquistano loro pallone e siamo sotto di 8 a 5.39 alla fine del terzo quarto. Boss, Montagna contro Botti, Pozzi, ancora Pozzi, arresto e tiro di Pozzi, no, finta il tiro, cercano il fallo, Maierna, pick and roll, giocato con un improbabile tiro da parte del numero 19 Colombo e poi Davide che poi viene fermato, fallo del numero 7 Marin, cambio nelle nostre file, esce ora Botti, esce Luca Bernia ed entra Jack Porro, Boss gioca lato, entra il numero 12 Rocco per loro, entra Nicola Sporro per noi. Rimessa di Lollo. Riceve Botti, anticipato da Montagna, poi riesce a sfuggirgli. Scarica Nicola su un pallone improbabile. E quindi i ragazzi di Cusano vanno in contropiede. Montagna per Rocco. Rocco ancora per Maierna. Blocco per Maierna, scarico fatto molto bene e poi fallo di Botti, tecnico nel frattempo
a Manuel Ciglio per proteste, quindi abbiamo tiro libero supplementare, due tiri liberi e possesso di palla. Un bel tre punti regalati. Tiro libero per il numero 19, Colombo. Terzo fallo intanto di Botti. Gli arbitri si stanno parlando su che cosa devono fare. Quindi sono un tiro libero supplementare sul fallo, due tiri liberi per il tecnico di Manuel Ciglio e poi possesso per i ragazzi ancora di Cusano Milanino. Vediamo chi riuscirà a tirare questo tiro libero. Tirerà il numero 19, Colombo, che ha buone mani. Il primo è lunghissimo, ora ci saranno altri due tiri liberi, verranno tirati da Montagna, il numero 16, un'ala pivot del 1983. Il primo tiro libero, arrampica sul ferro, secondo tiro libero da parte di Montagna, una posizione un po' strana per battere i tiri liberi, lo realizza anche questo arrampicando ed ora rimessa da lato per il giovane Rocco con il numero 12, palla in attacco. Gli arbitri non conoscono il regolamento. Pozzi per Rocco contro Boss. Passi, poi fallo di Bosa, incredibile fallo di Bosa quando Pozzi commette infrazione di passi. Veramente ridicola questa decisione. Commessa infrazione di passi prima di subire il fallo. Due tiri liberi per Rocco, altri due tiri liberi, il primo è dentro, 46-33, noi siamo in bambola, secondo libero, buono, 47-33, non segniamo e quindi blocco di Botti, pick and roll non giocato, Nicola Sporro dalla sua piastrellina, sono due punti facili. Prepariamo Cristian Gorni, ancora Davide Terragno contro Pozzi, sportellano parecchio, Montagna che non sa chi passare, allora va in uno contro uno contro Botti, scarico fuori per Rocco, ancora fuori per Montagna, Lollo, vola Lollo in contropiede, arresto e tiro di Lollo, corto, c'erano due scarichi non fatti, allora Lollo cerca di rubare palla a Pozzi, giochiamo larghi, Lollo perde il suo giocatore, intanto Pozzi va in arresto e tiro, Davide Terragno commette fallo, totalmente inventato, e sono ancora due tiri liberi per il numero 20, cambio, esce allora per i nostri ragazzi Boss ed entra Cristian Gorni, due tiri liberi per Pozzi. Buono il libero di Pozzi, non stiamo segnando per niente, secondo libero è dentro di Pozzi, 49-35, sotto di 14 quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto, giochiamo alto, Papero, Botti contro Montagna in uno contro uno, se lo mangia, se lo beve e realizza Botti questa sera top scorer, per fortuna che c'è lui. Allora Montagna contro Botti, Maierna contro Lollo, accompagnata di Maierna, e poi realizzano qualsiasi cosa, buttano nel cielo, Davide, giochiamo ancora alto, Botti,
consegna poi a Nicolas, Nicolas per Lollo, uno contro uno di Lollo, realizza un uno contro uno, ottimo Lollo, giocano ancora loro, 51-39, Maierna, Bestetti, Bestetti per Rocco, Botti non fa fallo, passi di partenza non fischiati, e allora ancora Davide, Davide per Cristian Gorni contro Rocco, tre blocchi per Lollo, fuori, sotto per Botti, Botti per Nicola Sporro, arrampicata e non entra la palla, appoggiata molto bene, Maierna corre, salta e realizza. Ci dribblano come birilli questa sera i ragazzi di Coach Decio. Botti, Lollo, c'è bisogno di una scossa, Lollo ancora, fallo su Lollo del numero 20, che stava andando e poi rimessa dal fondo perché non stava ancora tirando. Esce Pozzi, ottimo, entra Balicco, altro giovane del 91, al primo anno di senior, rimette Lollo, Davide, 14 da giocare, ancora Davide, uno contro uno di Davide, che si commesso fallo su Davide, non fischiato, Rocco, Rocco per Maierna, giochiamo blu, questi ultimi due minuti, penetrazione e scarico e poi passi, infrazione di passi di Bestetti, consegnato il pallone da Maierna, Lollo, Davide, dobbiamo recuperare, giochiamo alto, ancora alto, Botti, Botti per Nicolas, ancora per Botti, andrà in uno contro uno contro Montagna, facile, fallo di Montagna e poi due tiri liberi per il Botti, che ci sta meno 16, ragazzi, stiamo segnando veramente poco, loro ci hanno infilzato da tutte le parti questa sera. Botti, buono il primo di Botti, 55-40, 1-26 ancora da giocare, secondo di libero di Botti è buono, ci dimentichiamo Barbisani in panca che ci potrebbe regalare qualche bella penetrazione, Montagna curato da Gorni, Bestetti, ancora Maierna fuori per il numero 5, Balicco, chiuso, Bestetti, Montagna, arresto e tiro di Montagna e poi Lollo riconquista un rimbalzo, penetrazione di Lollo, scarica fuori, poi per Botti, per scusate Davide Terragno, Nicolas, fallo in attacco, non fischiato, su Gorni, Botti, arresto e tiro e Botti questa sera è veramente incontenibile, 55-43 per i ragazzi ancora di Mister Decio, quando mancano 48 secondi alla fine di questo terzo quarto, loro ce ne hanno segnati una ventina e noi soltanto 10, quindi vediamo Manuel cosa riuscirà a disegnare per questi ultimi 48 secondi e poi per l'ultimo quarto. Abbiamo poi una doppia trasferta che affronteremo nel nostro, con il nostro campionato, avremo, se il sito internet ci aiuta, vediamo dove giocheremo la prossima squadra, la prossima partita, scusate, la prossima partita, il Basket Rovello sarà ospite del Pallacanestro di Meda venerdì 18 e poi la prossima ancora saremo ospiti della Fortitudo di Busnago, quindi ci rivedremo sulle frequenze di Piero da Salonno il primo di novembre, quando giocheremo in casa contro Dipo di Vimercate, il primo di novembre, che sarà una festa un po' particolare con tutte le partite. Riprende allora il gioco con numero 9 Maierna,
per Rocco, ancora Maierna contro Lollo, giochiamo blu, Balicco, Maierna arresta e tiro, ferro lungo, riconquista, rimbalzo loro, mannaggia, e poi riconquista Calastri, Calastri per Maierna, Maierna per Rocco, Rocco in anticipo, Maierna, e poi Botti va a stoppare e voliamo verso il canestro con Davide Terraneo che va, subisce fallo non fischiato da parte di Rocco. Lollo, penetrazione, scarico e fuori per il numero 5 che per fortuna non realizza, con il ferro corto. Davide Terraneo è andato in uno contro uno, ha subito fallo, non è stato fischiato. Ultimi 10 minuti da giocare per i ragazzi di Rovello. Mister Manuel, diamo una scossa a questi ragazzi, vediamo se riusciamo a valorizzare un po' anche i nostri ragazzi che sono in panca. Ricordiamo che c'era un bellissimo scontro al vertice questa sera a Lentate sul Seveso, che vedeva Lentate contro la Pallacanestro di Milano, dove militano giocatori di grande livello e giustamente mirano alla C1 quest'anno, come del resto la Pallacanestro di Lentate e la Pallacanestro di Olginate, che ha ben figurato la settimana scorsa nelle nostre file. Ora vediamo Manuel fa rientrare Nicolas, fa rientrare Barbizan al posto di Davide Terraneo, Cristian Gorni, Barbizan giocherà 3, Botti 4, Nicolas 5, Lollo e Cristian. Forza, mette il numero 12 Max Barbizan per Lollo, Lollo che va per Nicolas, Nicolas per Cristian, Cristian per Botti, Max, Max per, fuori per Botti, Botti che va in arresto e tiro, corto, non prendiamo il rimbalzo, cerchiamo di riprenderlo con Cri, ma non lo prendiamo, e allora Maierna, Bestetti, Maierna ancora, poi il numero 5 Bailicco, Maierna, Rocco, Maierna ancora, si sfonda contro quattro nostri giocatori e poi ci tuffiamo per recuperare il pallone, non lo recuperiamo ma ce l'abbiamo messa tutta, 4 secondi al termine dell'azione, 4 secondi al termine dell'azione, l'allenatore anche di Cusano sta rischiando il tecnico, sta protestando, arresto e tiro che va dentro di Calastri, ce lo siamo dimenticato in mezzo all'area, accompagnata di Lollo, non fischiata, Botti gioca a due con Barbizan, Nicolas fuori per Cristian Gorni che non viene servito in fondo quindi non tira, Nicolas fuori per Lollo, Lollo, Barbizan, tiro di Cristian Gorni, buttiamo via un altro pallone, non tiriamo, la facciamo girare inutilmente e quindi loro con un'ottima difesa conquistano la palla. Calastri, Maierna, Rocco, ancora Calastri, Rocco, Balicco, ancora Calastri, poi fallo di Cristian Gorni che va a cercare di rubare il pallone al numero 10 Calastri. Cambio, doppio cambio nelle file della Basket, entra il numero 20 Pozzi al posto di Balicco e il numero 18 Veneroni al posto di un ottimo Rocco. Ora riceve Calastri, Pozzi, prima ce ne ha messi un paio, Maiano, ancora il centro, Calastri che va in uno contro uno contro Botti ma si scontra contro il ferro corto, chiamiamo la diretta, finalmente cerchiamo di andare a tirare sotto per Botti, Botti si gira in contromano,
molto 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 facile il canestro di Botti, è il suo canestro preferito, si deve dire. Sempre meno 12, si prepara Stegalli, ancora Botti, ancora numero 9, Maierna contro Lollo, fuori per Pozzi per il centro che si scontra con Nicola Sporro, servito molto bene, e poi fuori, ma in frazione di 3 secondi, del numero 9 che scarica fuori per il Maierna, e quindi Lollo esce Stegalli, entra Stegalli ed esce Cristian Gorni per un po' di difesa, chiamiamo cambio. Botti non riceve, ora sì, riconquista, riconsegna a Lollo, ancora Botti, Stegalli, arresto e tiro di Stegalli che ci regala la bomba, microonde Stegalli che rientra dalla panca e ci regala 3 punti molto preziosi, 5-7-4-8 per i ragazzi di coach Deccio. Fuori ancora il pallone, passi poi per un passaggio indeciso da parte dei ragazzi di Deccio, doppio cambio ancora, rientra il numero 16 Montagna e il numero 19 Colombo per Calastri e Bestetti. Lo chiamo lato, Stegalli ancora, Lollo che fa accompagnata Lollo ancora, carica fuori, non ce la fa, Stegalli che cerca di entrare in sintonia, arresto e tiro di Lollo, facciamo un'azione brutta questa, un'azione veramente brutta, quando siamo sul meno 9, diamo la possibilità a loro di recuperare, gira veloce il pallone sul perimetro, Pozzi fuori per Maierna ancora, per un lunghissimo Colombo, bomba di Pozzi che non va, non riusciamo a conquistare il rimbalzo con Barbisan, giochiamo blu, gioca Veneroni sotto Maierna, Stegalli fuori per il numero 20 Pozzi ancora per Montagna che non la mette, Barbisan conquista il pallone, corriamo, veloci, siamo lenti, andiamo in transit, schiacciamo bene la difesa, esce Nicolas a prendere il pallone, Stegalli prende il blocco, Botti per Barbisan che fa il ricciolo, poi Stegalli ancora, Barbisan, arresto e tiro di Barbisan, fallo sul tiro da 3 non fischiato, e poi ancora Maierna che si gira, si volta, va in penetrazione e poi fa infrazione di passi, ben contrastato da Nicola Sporro, cambio, esce Botti a riposare qualche minuto e rientra Luca Bernia, forza ragazzi, ancora lunga la partita, ancora 5.33, chiamiamo Papero, vediamo Bernia che entra subito in partita, ancora Nicolas che gira sotto, Stegalli, blocco per Lollo che finta il tiro, Lollo, bombarollo, non va, Lucone Bernia che va a prendere il rimbalzo, si conquista lo spazio, poi niente da fare, non vengono fischiati i falli su Bernia e andiamo sempre sul meno 9, poi Stegalli che ruba una palla, la perde e poi infrazione di piede da parte del numero 16 Montagna, cambio, esce Barbisan e rientra Boss. Buono, richiamo normale, Lollo che si fa spazio, prende un blocco, poi va in uno contro uno, fuori per Nicolas per Stegalli prende un blocco e va in pick and roll che non viene mai concretizzato con Bernia, ce lo leggono sempre il pick and roll su Bernia, è ancora 57-48, abbiamo buttato 3 palloni, fallo di Lollo e cambio, Davide Terragno entrerà al posto di Lollo,
E c'è anche cambio nelle file di Cusano, entra Marin, giovanissimo, Pozzi sul perimetro, Montagna, Marin ancora, Marin scarica su numero 19 che non conquista perché Porro gli intercetta molto bene il pallone. Giochiamo in transito allora. Boss, Davide, Stegalli, blocco abbracciato, poi Bernia ancora, finalmente un fallo su Bernia da parte del numero 18, Veneroni, 4 minuti da giocare, meno 9 ancora per i ragazzi di Rovello, possiamo farcela, sono solo 3 possessi, Stegalli, Davide per Luca, arresto e tiro di Luca Bernia che finalmente la mette. 50-57, forza ragazzi, sono 2 possessi e mezzo ancora. Marin con la nostra blu, Marin, Pozzi contro Davide, fallo di Davide Terraneo sull'arresto e penetra scarica e lato. 57-50, 3 minuti 39 da giocare. Ora stiamo giocando, forza. Rimessa dal fondo. Montagna per Pozzi. Pozzi ancora si gira contro Nicolas. Non passa lo straniero. Recupera poi il pallone Lucone Bernia. Nicolas. Bernia. Boss che ci deve regalare una bombetta. No. Nicolas fuori per Stegalli, arresto e tiro di Stegalli, non va, Bernia recupera il pallone, poi schiaffeggiato il pallone senza fischiare fallo naturalmente e poi fallo su numero 20 da parte di Stegalli, a noi non ne fischiano neanche uno. 3-0-8, 50-57, forza ragazzi. Marin in mezzo a due, Pozzi ancora, non facciamo falli, Luca, Pozzi, Montagna, Marin, sono in difficoltà sulla nostra blu, fuori Boss, Marin, ottimo recupero ancora, corriamo su Boss, forza, Davide, servito un pallone male a Davide, Stegalli, dobbiamo segnare, il must è segnare in questo momento. Davide Terraneo, stoppato ancora una volta, possiamo scaricare ogni tanto il pallone. Nicola Sporro, grande difesa, ancora, gira bene sul perimetro la palla da parte dei ragazzi di Cusano, siamo in blu, blocco, arresto e tiro di Marin che non va, Nicolas ancora il pallone, riconquistiamo con Stegalli e poi trascinato fuori il pallone, possesso per i ragazzi di Cusano. Adesso la nostra difesa è veramente bella, purtroppo non riusciamo a concretizzare in attacco, ma la difesa è veramente tanta roba, si stanno mettendo veramente bene i nostri ragazzi con la nostra blu che sta mettendo in difficoltà i ragazzi di Cusano. Mancano ancora 7 punti, non riusciamo a segnare. Ringraziamo il Mario presidente che viene ad asciugarci il campo. Rimessa dal fondo di Veneroni, Veneroni per Colombo per numero 20 che gira intorno, arresto e tiro che non va, recuperiamo con Bernia, corriamo, Davide contro Pozzi, fallo da dietro, fallo su Davide, 1.55 da giocare. Rimettiamo la palla su Nicolas, Bernia, Boss, fuori per Davide, per Stegalli, induce al tiro, Nicolas, Bernia, Boss che si sincronizza, arresto e tiro di Boss, non va, recupera poi dalla spazzatura un imbalzo, Luca Bernia, 52-57, 1.35 da giocare, forza ragazzi, dai.
ce la possiamo fare, giochiamo ancora blu che sono in grossa difficoltà i ragazzi di Cusano con la blu. Davide ruba palla, 12 da giocare per loro, fuori, gira bene fuori sul perimetro il pallone, Marin in uno contro uno, chiuso, arresto e tiro che non va, e poi fallo a rimbalzo su Bosa da parte di Montagna, e sono meno 5 adesso, a 1:11 da giocare. Rimessa a lato, asciughiamo il campo che è ancora bagnato, forza ragazzi, meno 5, 1:11 da giocare, ce la possiamo fare. Partita che si è ravvivata in questo ultimo quarto. Andiamo a recuperare il pallone, Davide Terraneo, ancora Davide che vola verso l'attacco, contro due falli non fischiati a Davide, Boss va in uno contro uno adesso, Bernia, non realizza Bernia, peccato, abbiamo buttato via veramente il pallone, facciamo fallo, 52-57, facciamo fallo, stiamo zitti. Due tiri liberi per Pozzi che realizzerà molto facilmente, quanto a ottime mani, 54 ancora da giocare, abbiamo tanto tempo per giocare. E il primo libero invece è lungo, vediamo il secondo libero di Pozzi, è corto, allora riconquistiamo la palla e poi corriamo in attacco con Stegalli che va alla bomba da tre e la fa. Bravo Stegalli, 5-5-5-7, ora possiamo giocare. Fallo di Nicola Sporro sul numero 20, subito interrompe l'azione, 43 da giocare, è un buon fallo. Fallo su Pozzi, due tiri liberi per Pozzi, 43 da giocare, meno 2 basket Rovello. Primo libero di Pozzi è buono, 58-55. Secondo libero di Pozzi è buono, 59-55, prende la palla Luca Bernia, la consegna a Davide Terragno, andiamo in penetrazione, fallo poi del numero 7 che spinge, fallo da fondo, rimessa perché è il quarto fallo di squadra, andiamo ancora, blocco, fallo del numero 7. Su Davide Terraneo, due tiri liberi per Davide Terraneo, fallo di Marin su Davide Terraneo che si fa male, quinto fallo di Marin che esce dal campo dopo aver fatto un bloccone su Davide Terraneo, cambio, esce il numero 7 che ha commesso il quinto fallo. Cambia, entra il numero 9, Maierna, 38 secondi ancora di grande emozione in questa partita. Davide Stegalli chiede il minuto di sospensione se riusciamo a segnare questi due tiri liberi. Due tiri liberi per Davide Terraneo. Andiamo. Primo libero di Davide, è buono il primo libero di Davide Terraneo, 5-9-5-6, secondo libero di Davide, non lo guardo, ed è buono anche il secondo libero, non facciamo fallo, giochiamo blu senza fallo, pressione senza fallo, Maierna, Davide Terraneo scivola, consegnato a Montagna, ancora Maierna, Pozzi ancora contro Stegalli, Maierna sotto per un arresto e tiro che non va, e poi Davide Terraneo vola Davide Terraneo per cercare supplementare, schiaffeggiato il pallone, fallo non fischiato e poi fallo di Bernia, incredibile questa palla buttata nelle ortiche di Davide Terraneo, peccato veramente, peccato perché era la nostra riscossa. Due tiri liberi ora e ancora 6 secondi da giocare.
da stasera non finisce mai. Due tiri liberi per Montagna, buono il primo libero di Montagna che arrampica il pallone, 57 a 60, secondo libero di Montagna è buono, minuto di sospensione adesso per i nostri ragazzi, così ricominceremo a rimettere il pallone da metà campo. Davide Terano ha fatto una penetrazione in mezzo a 10 quando c'era un possibile scarico, un fuori da dare per un tiro più facile, è andato a cercare il fallo, non gli è stato fischiato e ora cerchiamo di andare almeno due in pochissimo tempo per poi cercare un altro fallo e mandare in lunetta gli avversari. Vedremo cosa disegnerà Manuel Ciglio, se riusciremo a portarci a meno 2 o a meno 1 con una bomba da 3. 6 secondi sono pochissimi. Ricominciamo dalla linea di attacco del basket Rovello con uno schema disegnato per Stegalli, per Boss. Andiamo, rimetterà il pallone Nicola Sporro, numero 17. Nicola Sporro che la darà a Davide Terranio. Davide Terranio in uno contro uno, non va. Bo subito canestro di Bernia, fallo, e no, non riusciamo a non vincere anche questa partita. 61 per gli ospiti, 59 per il basket di Rovello. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo tra 15 giorni ed ora andiamo con le nostre interviste. Bene, siamo con Luca Bottinelli, top player di questa serata, che ha visto il basket Rovello perdere solo di 2 punti contro i ragazzi di Cusano. Complimenti innanzitutto per la tua ottima partita, peccato per la sconfitta. Come hai visto i tuoi avversari, che ho visto cambiato rispetto all'anno scorso? No, loro sono un'ottima squadra, hanno un paio di individualità molto buone, Pozzi soprattutto, che a un certo punto segnava qualsiasi cosa che tirava. Noi ancora dobbiamo lavorare tanto perché, come al solito, partiamo bene, come la partita scorsa, buon primo quarto, dopodiché perdiamo ritmo e prendiamo i parziali e non riusciamo più a recuperare. Prendiamo i parziali e non li recuperiamo. Esatto. Ho visto questa sera, oltre alla tua ottima prestazione, un Berni un pochino sottotono da come ce lo aspettiamo, un Barbisano ottimo rimbalzone e un Nicolas sempre positivo a rimbalzo e in difesa. No, ma Luca, vabbè, può capitare a tutti, certo, una partita che non va come è capitata a me, le prime due che non sono andate benissimo, come è capitata anche a Davide, ad Andrea, a tutti. Certo. Ci sta, il giocatore non si discute, è fortissimo. Assolutamente. L'unica cosa è ovvio, è un giocatore nuovo in questo sistema, era abituato a un sistema diverso, noi eravamo abituati a giocare con un centro diverso da lui. E quindi ovviamente da un mese forse che più o meno giochiamo assieme, e quindi ci vorrà sicuramente ancora del tempo per integrarlo, ma appena si integra sono sicuro che poi giocheremo come degli orologi. Certo, ci manca solo un po' di tempo. Un paio di trasferte con i ragazzotti di Mede, poi a Fortitudo Busnago, vediamo di... Dobbiamo fare 4 punti, speriamo. Punti, di ritornare abbiamo, qui con... Abbiamo l'obbligo di tornare con 4 punti, anche perché sennò le prime cominciano a distanziarci, perché certo. Ripeto, la squadra è buona e... Cioè, dispiace fare un campionato di basso livello con la squadra che abbiamo, sicuramente. Bene, ci vediamo tra 15 giorni qua sulle frequenze di Piero da Saronno. Botti, buona serata, ciao. Eccoci con Alberto Decio, capo allenatore di questa bella pallacanestro Cusano, che questa sera ce le ha suonate e ce le ha cantate. Come hai visto la partita dei tuoi? Noi siamo un cantiere in opera totalmente, siamo molto 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 indietro, però come tutti abbiamo visto contro zona, però noi comunque abbiamo dato una svolta dal punto di vista caratteriale, questo sicuramente, cioè dal punto di vista caratteriale noi ci siamo, cioè
abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, secondo tempo un po' con paura di vincere, paura di attaccare, fatica, così siamo impalati contro zona, certo. Sono arrivato da poco, stiamo lavorando ancora. La zona blu di Manuel è veramente, i tuoi avversari come li hai visti? Determinati come l'anno scorso, un po' ancora anche loro under construction? Sì, secondo me è decisamente under construction, cioè loro secondo me hanno dei margini notevoli e credo che durante l'anno si vedranno, perché comunque contro di noi si posizionavano in esecuzione più che in attaccare realmente, stavano pensando tanto più che attaccare, per cui sinceramente mi sembra che i loro margini siano veramente altissimi, cioè ancora. Non mi preoccuperei se fossi il loro, perché comunque il roster c'è, è ben allenata, cioè non vedo un problema. Ho visto la vostra partita contro Posa al Sesto, avete vinto bene contro Sesto. Sì, come dicevo, oggi spunti molto più positivi dal punto di vista offensivo, dal punto di vista difensivo qualcosa di meglio dal punto di vista tattico-tecnico, sempre buono lo spirito, ci stiamo allenando bene, stiamo facendo fatica, abbiamo un brutto campionato e poi odio giocare al venerdì. D'altronde qua si gioca di venerdì perché... La domenica si va a fare weekend. Grazie di questa bella chiacchierata, ci vediamo a ritorno. Grazie a voi.